protettiva la decisione della Corte internazionale per la questione appunto di accusa di genocidio contro Netanyahu, eccetera, eccetera, tutta la sua squadra di sionisti, e quindi siamo qui per ricordare che questo genocidio deve fermarsi adesso, il prima possibile. I morti sono già troppi e bisogna fare giustizia per queste persone. Siamo in piazza, io sono in piazza personalmente, ma anche molti compagni e compagni, per rivendicare il diritto del popolo palestinese di avere una terra, dal fiume al mare, e in particolare ovviamente da persone italiane. Rivendichiamo anche il fatto che l'Italia non debba più partecipare allo sforzo bellico in Medio Oriente e la destabilizzazione di tutta l'area, l'invio di armi, anche lo sciopero generale di ieri dei sindacati confederali CGIL UIL e di molti sindacati di base puntava anche tra i vari aspetti a questo, cioè far sì che da una parte non si minino più armi, dall'altra parte ovviamente che i costi economici della guerra non ricadano sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori italiani e della società tutta. E perciò da un certo punto di vista sosteniamo il popolo palestinese, da un altro punto di vista invece facciamo anche interessi, e questo molte persone non lo capiscono, anche di chi urla contro i propalla impazziti, come usano dire i giornali, non capiscono anche che il sostegno al genocidio israeliano in Palestina è un qualcosa che facciamo anche contro i nostri interessi strategici e contro gli interessi delle classi lavoratrici italiane, che rischia di peggiorare fortemente le nostre condizioni di vita, e quindi siamo a sostegno sia degli italiani che dei palestinesi, e contro il nostro governo Meloni, che invece da sostenere questo genocidio ci sta portando alla fame. Fondatore di questa rete ricerca e università per la Palestina, che raccoglie a livello nazionale tutte le mobilitazioni contro il genocidio in Palestina, contro il sostegno a Israele, il finanziamento, contro la militarizzazione e l'asservimento alla militarizzazione della ricerca e dell'università. Ogni università ha poi i suoi comitati, Comitato Sapienza per la Palestina. La militarizzazione sta avvenendo da anni, le più grandi conglomerati dell'industria militare in Italia, come la Leonardo, che tutti conoscono, è presente a sostegno di una serie di accordi di ricerca scientifica nell'università e nei centri di ricerca come nel CNR. La ricerca non è neutrale, la ricerca serve a fare le cose, la ricerca in Israele serve a fare le armi, a fare la guerra, a fare l'apartheid. Il nostro comitato nazionale e locali vuole il boicottaggio degli accordi di cooperazione scientifica con le università israeliane, che non sono affatto neutrali, sono partecipi del genocidio, così come lo è il nostro governo, che è il terzo fornitore di armi a Israele dopo Stati Uniti e Germania. Dove sta la bandiera di Israele? Dove sta? Dove sta? Dove sta la bandiera di Israele? Dove sta? Dove sta? Dove sta la bandiera di Israele? Dove sta? Dove sta? Dove sta la bandiera? Dove sta? Dove sta? La bandiera di Israele, dove sta? Dove sta? Dove sta? La bandiera di Israele, dove sta?